Ciao a tutti, in questo video vi insegnerò come applicare una formattazione condizionale ad un foglio Excel. In questo foglio abbiamo un campione. Si tratta di una tabella con un numero di operazioni e delle misure. In questo caso vogliamo che le misure siano evidenziate in rosso se inferiori di 30. Selezioniamo tutte le caselle interessate. Selezioniamo formattazione condizionale, regole evidenziazione celle, minore di 30. Possiamo selezionare anche come devono essere evidenziate queste celle, per esempio con un riempimento rosso chiaro oppure con un riempimento giallo oppure con un formato personalizzato. In questo caso lascio come predefinito dal foglio Excel. Selezionando OK, tutte le caselle minori di 30 sono state evidenziate di rosso. Adesso vogliamo evidenziare di verde tutte quelle superiori a 30. Facciamo la stessa cosa, evidenziamo tutte le celle. Formattazione condizionale, regola evidenziazione celle, selezioniamo maggiore di. Selezioniamo, scriviamo 30. In questo caso invece selezioniamo riempimento verde con testo verde scuro. Come ben vedete, tutti i valori superiori a 30 sono stati evidenziati in verde. Spero che il video vi sia stato di aiuto. In caso avete problemi potete scrivermi nei commenti oppure nel forum. E al prossimo video.